Innanzitutto un benvenuto unico per quelli che hanno scelto di trascorrere la serata con noi. Un benvenuto doppio a quelli che non solo hanno scelto di trascorrere la serata, ma hanno fatto le corse e hanno rinunciato a qualche altro impegno per essere con noi. Spero che la chiacchierata valga il tempo che avete dedicato di trascorrere con noi. Io spero di sì, ci metterò tutto l'impegno ad interessarvi a quello che è il tema della nostra chiacchierata, che ha per titolo Il Cristiano e la Rete. Questa è una tematica che come laboratorio ministeriale, quindi come progetto di crescita ministeriale all'interno delle nostre Chiese, ci vede direttamente coinvolti sin dalla nascita del laboratorio. Perché da quando abbiamo cominciato ad avere le nostre chiacchierate, i nostri approfondimenti, ci siamo guardati attorno e ci siamo accorti che avevamo delle possibilità che dieci anni fa, venti anni fa, trent'anni anni fa non erano neanche lontanamente ipotizzabili. Quali erano queste possibilità? Registrare gli audio e i video dei nostri incontri, riversarli su un canale YouTube e metterlo a disposizione di tanti altri. Creare una pagina Facebook con cui interfacciare non solo con gli studenti credenti delle nostre chiese, ma avere momenti di riflessione con persone sparse in tutto il mondo. Quindi, senza neanche pensarci, ci siamo immersi in quella che è conosciuta come la rete. Ma da quando abbiamo cominciato questo lavoro? Così come spero ogni volta che voi cominciate a fare qualcosa non date nulla per scontato. Allora, quale responsabile del progetto ed essendo all'interno di una chiesa che ha la sua pagina internet che produce programmi televisivi oramai da decenni che viene da esperienze sulla radio nel guardarmi attorno ho ritenuto opportuno cominciare a riflettere su quello che è il rapporto tra il cristiano la rete. E nel Dire Cristiano parleremo dell'individuo, del credente singolo, ma anche il Cristiano come comunità cristiana, qual è il rapporto, che cosa possiamo prendere, che cosa possiamo dare, che cosa va evitato, che cosa invece va apprezzato. Per condividere questa riflessione con voi, ho attinto da una serie di testi che vi vado a citare velocemente nel loro. Titolo e nel loro autore. Giulio Albanese e Sergio Pillon, cliccate e troverete: un missionario e un esploratore a spasso nella rete. Luciano Paulucci Bedini, Ti racconto Dio, i linguaggi per comunicare la fede. Angela Silvestri, La luce e la rete, comunicare la fede nel web. Domenico Pompili, il nuovo nell'antico: comunicazione e testimonianza nell'era digitale. Unico testo evangelico Tim Challis, la storia che verrà: vite e fede dopo l'esplosione digitale, pubblicato dall'editrice Alfa ed Omega. E poi c'è un vademecum che è disponibile in internet, basta cliccare il titolo che è Abitanti digitali. Va de Mecum per la progettazione e la gestione dei siti web diocesani. Senza soffermarci sui contenuti e sull'origine di questi testi, io li lascio a voi per eventuali e successivi approfondimenti. Quindi, oggi noi siamo immersi in quella che è la rete. Credo che quando parliamo di rete, a voi che siete qui presenti, a quelli che ci stanno seguendo e a quelli che ci seguiranno. Siccome lo faranno utilizzando la rete, do per scontato che sappiate che non stiamo parlando dello strumento dei pescatori, che ci stiamo riferendo alla rete che è l'acronimo del mondo internet o di quello che è anche indicato come www e che vedremo successivamente. Siccome noi utilizziamo la rete, apprezziamo quindi la tecnologia. Oggi ciascuno di noi utilizza telefonini di ultima generazione, smartphone se non c'è il computer, ci sono i tablet ma c'è la televisione. Siamo avvolti da quella che è diventata parte della nostra vita. Nelle nostre case non si contano più i telefonini, oramai si è perso il numero tra quelli che sono utilizzati e tra quelli che stanno nascosti dentro ai cassetti. Si è perso il conto dei televisori. Ce n'è uno in ogni stanza, spero che non sia arrivato anche nel bagno, ma ce ne sono a Bizzeffe. Forse lo strumento che è andato un po' perdendosi è la radio, ma è sparito come strumento. Ma si ascolta la radio dal computer, si ascolta la radio dal telefonino, comunque la radio c'è. Ma ciò che ci dice che siamo avvolti e coinvolti. In questa rete sapete che cos'è è, è l'utilizzo di termini che oramai fanno parte del nostro linguaggio e noi neanche più ci ricordiamo quando abbiamo cominciato ad usarli basta che vi citi il verbo navigare una volta navigare voleva dire andare per mare salire sopra di una barca Oggi quando ci diciamo l'uno all'altro sto navigando, sappiamo di non essere in mezzo all'oceano, in mezzo al mare, ma di essere collegati o a un computer o a un telefonino e di essere nel mare della rete. Connesso, chattare, messaggiare, sms, mms, app. Le apps. Addirittura, quando ascoltiamo i più giovani parlare il loro linguaggio, qualcuno viene da chiedersi un po' più avanti negli anni: ma che cosa sta dicendo. E a tal proposito, so che sicuramente ricorderete, avrete avuto modo di seguire qualche volta lo sketch di quel comico pugliese Pino Montagna dove una delle sue battute è diventata un tormentone. Papi, sei connesso? A testimoniare la differenza di linguaggi. Forse se non ricordate Pino Montagno, questa non è pubblicità in diretta, non ho mai avuto il piacere o il dispiacere di incontrarli, ma è per citare cose che fanno parte della vita e della memoria di ciascuno di noi. Forse qualcuno si ricorda della chat di Chico Zalone, quella alla chat fragolina e alla fine compara. La chat diventa, vedo qualcuno di voi sorridere, come una chiatta che era, si presentava in un modo, perché dietro le chat, dietro a un computer, si può scrivere, si può raccontare di tutto, non ci si vede, c'è uno schermo che ci divide. Quindi Nell'ultimo ventennio, almeno quelli che hanno la mia età, ma anche qualche anno in meno, tra i 30 e i 40 anni, abbiamo assistito ad una vera e propria rivoluzione digitale. La mia generazione, quella che ha visto comparire il primo computer, ha visto l'evoluzione, ha visto arrivare i videogames, le prime station per giocare a partire dal Commodore, dall'Atari fino ad arrivare a quelle che oggi utilizzano i nostri figli. E quindi siamo stati più che altro, da una parte spettatori, qualche volta attori coinvolti, altre volte siamo stati oggetti di questa rivoluzione. Ma c'è una grande verità che io desidero affermare e condividere con voi, che nel mondo della rete nessuno di noi può essere un semplice ricettore. Ho un utente che fa self-service dalle infinite risorse del web. È un grave pericolo mettersi di fronte alla rete e stare lì ad assorbire qualsiasi cosa. Oppure entrare nella rete, vedere qualcosa che ci piace, prenderla e portarla via. Occorre cominciare a sviluppare un senso di responsabilità a maturare una coscienza del movimento nella rete. Oggi quando si parla di generazione digitale non è tanto chi utilizza gli strumenti digitali, ma parliamo proprio di un modo di approcciare la vita in maniera diversa. E nel considerare i vari strumenti ci accorgeremo che chi utilizza la tecnologia digitale ha un modo di vivere diverso. Da chi non l'ha mai conosciuta o di chi l'ha conosciuta in parte. Come premessa alla parte cristiana del nostro discorso, vi dico che il divenire del web, ossia lo sviluppo di Internet, così come scrive Monsignor Pompili nel testo che vi ho citato, è diventato un luogo antropologico. Dove che cosa accade? Gli utenti della rete esprimono una identità, coltivano relazioni. C'è chi cerca di ricomporre la frammentazione, ossia per molti la rete è diventato uno strumento di ricongiungimento. Ma per molti altri è diventato uno strumento di divisione, di demolizione fino a diventare addirittura uno strumento di distruzione di alcuni contesti familiari. Come credenti avremmo la tentazione ogni volta che si entra nella rete o parliamo della rete di vederla come un campo di battaglia, un luogo dove andare a fare prediche, un luogo dove fare proselitismo, un luogo dove fare evangelizzazione dalla mattina alla sera. E non mi dite che non è vero, perché basta scorrere pagine o meglio bacheche di Facebook, leggere dei tweet di alcuni profili, visitare alcune pagine internet per accorgerci che la gran parte dei credenti che si calano nella rete hanno il desiderio di scendere in battaglia, di conquistare tutte le anime che possono leggere quello che loro scrivono. E quello che loro pubblicano. Credo che il percorso dovrebbe essere diverso, quello di calarsi nella rete non per parlare e farci ascoltare, ma innanzitutto per ascoltare e leggere quello che gli altri scrivono. Perché se la rete è un luogo di relazioni, è un luogo dove le persone esternano quello che è dentro di loro, Prima di andare ad imporre, a diffondere il verbo della parola, dovremmo avere la delicatezza, la sensibilità e la cristiana maturità di ascoltare prima di parlare. È un semplice consiglio. Il secondo che ci viene subito all'inizio è che sulla rete, nella rete, tutto è veloce. Per quelli di voi che hanno conoscenza di Facebook, oggi, o meglio oggi, dieci minuti fa pubblicate qualcosa o leggete qualcosa di pubblicato da qualcuno, dieci minuti dopo, e quindi dieci più dieci, dopo venti minuti, l'avete già dimenticato, già non ha più senso. Difficilmente qualcosa pubblicato un giorno, una settimana, un mese prima ritorna ed ecco quindi la necessità di andare a ripetere le cose che si sono dette ieri, che si sono dette una settimana prima, perché se non vengono lette al momento non si leggono più. Però qual è il dramma che mentre uno pubblica qualcosa in internet, chi lo legge non è interessato a quello che sta leggendo, sta pensando lui a che cosa pubblicare a sua volta. E quindi diventa un pubblicare continuo, tutti pubblicano ma nessuno legge, tutti parlano, ma nessuno ascolta. Quindi, uno dei nostri primi impegni come credenti e come comunità, è nell'essere coerenti con il Vangelo, è renderla un luogo di ascolto. Perché se siamo capaci di ascoltare, e qui dovrei dire di leggere ciò che le persone pubblicano. Lo Spirito di Dio ci darà la capacità di capire quali sono i bisogni e quando sarà opportuno spendere una parola sarà una parola che dovrà andare incontro a quel bisogno. Il dramma della rete principale, evidenziato da più di qualcuno e che io non posso non condividere, può essere sintetizzato in questo slogan, tutto subito. quando io andavo a scuola all'elementare, alle medie, al liceo, ma anche all'università si compravano le enciclopedie. Le mie sono ancora conservate. Le ho dovute togliere dalla biblioteca, accantonare in un angolo del mio studio e metterli uno sopra l'altro e farli coprire di polvere. Perché oggi se i miei figli devono fare una ricerca non si scomodano. Ad alzarsi dalla scrivania, ad andare nella biblioteca, a prendere un volume, a sfogliarlo. No, papà, ma ancora a questi tempi c'è internet, c'è Wikipedia, l'enciclopedia di tutti. Ma quanti sanno che gran parte delle notizie di quello che si trova nella rete non è certificabile, non è sicuro al 100% per cento ma non solo questo. Bisogna fare un acquisto. Una volta si scendeva, si andava al mercato, si andava per le strade del paese, della città, si giravano nei negozi, si andava a vedere un prodotto da una parte, lo si andava a vedere da un altro, poi si ritornava, si confrontavano i prezzi. Oggi no. Oggi non ci muoviamo da casa apriamo il telefonino, apriamo il computer, digitiamo quello che vogliamo comprare, trova il prezzo migliore. E compriamo da internet, al prezzo che più ci aggrada, alle condizioni che più ci aggradano. Ma non solo questo, che oramai è diventato modo del nostro vivere, sono delle cose che noi facciamo in maniera spontanea e le diamo per scontate e ci siamo dimenticati quella che si faceva un ventennio fa. Oggi abbiamo bisogno di contattare qualcuno. Parlo di queste cose non come una tragedia, anzi, è la tecnologia che è venuta incontro a noi e che ci ha migliorato la vita. Non si vede una persona, abbiamo bisogno di contattarla. Il telefono, in qualsiasi posto la possiamo telefonare. Non ci vogliamo scomodare con la telefonata, abbiamo la posta elettronica. Abbiamo i messaggi, abbiamo Facebook, abbiamo molteplici modi per raggiungere una persona. Una volta quando si voleva sentire la voce di qualcuno bisognava uscire di casa, andare in piazza a trovare la cabina telefonica, cambiare i soldi in gettoni o comprare la scheda. Spero che queste cose a qualcuno non paiano come storia primitiva, ma stiamo parlando di appena... 20 anni fa. Oggi invece non siamo più noi ad uscire ad andare a telefonare, è il telefono che ci dice dove andare, è il telefono che è diventato il navigatore della nostra auto, è il telefono che ha l'agenda che ci ricorda le cose che dobbiamo fare. Abbiamo mai riflettuto che non siamo più noi a gestire il telefono? ma che è il telefono che sta gestendo la nostra vita. Andiamo in bagno e ce lo portiamo appresso, sediamo a tavola e ce l'abbiamo di fronte, andiamo a letto e ce l'abbiamo sul comodino, sulla spalliera del letto. Non c'è cosa più presente con noi? Non lo posso dire, ma si potrebbe osare di dire che abbiamo più relazione con il telefono che con Dio. Non voglio parlare dal coniuge. Quanto tempo della nostra giornata è in ogni parte del mondo? Una slide che ho preparata è che è la sintesi di quello che accade nel mondo, dove si dice che oltre 4 miliardi di utenti di telefonia sono ovunque, anche nelle terre più povere, anche in Sud America, anche in Africa. C'è gente che non ha da mangiare ma ha un cellulare. Abbiamo milioni di siti, miliardi di pagine, migliaia di tecnologie diverse. E noi in questa confusione tante volte abbiamo la presunzione di aprire una pagina internet, o aprire un profilo Facebook e di essere visti da tutti, da tutte le persone del mondo. Cerchiamo visibilità in un oceano. Dovremmo avere la consapevolezza di essere come un mollusco realmente nell'oceano, come un pesciolino. Un pesciolino rosso, se preferite tropicale, se preferite d'acqua dolce, d'acqua salata, ma siamo immersi in un oceano. Cellulari. E la diapositiva ci mostra cellulari in mano già a dei lattanti. La prima cosa che si mette in mano ai neonati è il telefonino perché sul telefonino ci sono le musichette, ci sono le canzoncine, ci sono le ninna-nan, si scattano le fotografie. Una volta si davano i carry on, oggi il telefonino in mano ai bambini. Il computer oramai è pane quotidiano, i bambini crescono con la testa dentro al computer e internet è dappertutto, siamo avvolti in una rivoluzione comunicativa, però davanti a questa rivoluzione non possiamo rimanere spettatori o lasciarci trasportare dalla rivoluzione. Noi siamo parte della storia e come credenti siamo parte di quella che è la storia di Dio. Non possiamo restare spettatori e quindi oggetti della storia, dobbiamo maturare come credenti e cominciare ad avere azioni da attori, da soggetti nella storia che Dio vuole tracciare. Un sociologo canadese, che è stato il primo sociologo ad analizzare le relazioni con il web, il suo nome Herbert Marshall McLuhan, è deceduto nell'80, lui ha cominciato a riflettere, a studiare le relazioni con i media e ha detto già 30 anni fa, che i media e quindi televisione e tutti gli annessi e connessi non sono canali neutrali. Essi trasformano la loro, la nostra esperienza in un ambiente vitale. Guardiamo a quello che accade nella rete, su Facebook per esempio, cosa si va a pubblicare? Quello che noi viviamo, la nostra esperienza, vedete che c'è chi cucina chi fa la spesa, qualsiasi cosa, chi va in vacanza, racconta passo passo quello che fa. La propria esperienza viene calata in un ambiente, che non è più l'ambiente vissuto, ma è un ambiente virtuale. Diventa, la propria vita diventa un messaggio per gli altri. E mentre noi immettiamo quel messaggio, la rete ci sta massaggiando il cervello. E McLuhan scriveva e diceva 30 anni fa ci ha reso degli idioti tecnologici. 30 anni fa. Se oggi fosse ancora in vita, chiamerebbe e chiederebbe se ci fosse un manicomi aperto per raccogliere tanti super idioti tecnologici. Perché lui parlava di idiozia? Perché siamo vittime, trasportati. In quel modo di fare, di vivere e lo siamo in maniera inconsapevole e non vogliamo in alcun modo capire i meccanismi, come funziona. Come credenti, io ritengo sia arrivato il momento, se vogliamo sfruttare ciò che la storia ci sta offrendo, dobbiamo capire come funziona e come funziona realmente. Che non basta il messaggino, non basta la pubblicazione sulla bacheca per cambiare il mondo. Ci sono meccanismi molto più grandi di noi, dei quali noi dobbiamo cominciare a prendere coscienza e a toccare con mano. E le generazioni che stanno seguendo la mia e quindi quelle più giovani, nel tempo che Dio gli vorrà dare, possano diventare strumenti non che condizionano l'umanità, ma strumenti che, avendo conoscenza della rete e del funzionamento della tecnologia, possono veicolare il Vangelo e la parola di Dio. Come credenti ho scelto di citare il testo di Matteo, capitolo 13, verso 52. Questo testo recita così, è Gesù a parlare, per questo ogni scriba che diventa un discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa, il quale tira fuori dal suo tesoro Cose nuove e cose vecchie. Allora noi dobbiamo ogni giorno confrontarci con una novità e non dobbiamo per utilizzare il nuovo abbandonare il vecchio. Gesù dice e parla dello scriba che diventa discepolo, a differenza di tanti discepoli pubblicani. Di tanti discepoli pescatori, lo scriba discepolo sarebbe un discepolo più intelligente, più istruito, più maturo, con maggior competenza. Se lo scriba diventa discepolo, non rinuncerà alle cose vecchie, anzi ma da quello che è il suo tesoro di conoscenza. A secondo delle occasioni prenderà cose vecchie e tirerà fuori cose nuove, perché sono cose che fanno parte del suo tesoro. La prima cosa che dobbiamo aggiornare è la nostra comunicazione, perché nel mondo della tecnologia oramai la comunicazione cambia, cambia il modo di parlare perché è cambiato il modo di relazionarsi, cambia il modo di parlare perché è cambiato il modo di comunicare, ci sono messaggini, si, si scrive e si comunica senza le vocali. Siamo diventati un po' ebrei nel linguaggio facebookiano dei messaggini. Molti per abbreviare, per condensare, tagliano via le vocali. Faccio un esempio, questo si fa cus t Quella che era una bella espressione Dio ti benedica dtb. Vogliamo essere un po' sentimentali tvb. Tvb Allora C'è un cambiamento, però ci sono generazioni che parlano solo così. Io ho visto nascere e sviluppare questa tecnologia e non ne parlo da tecnico, non ne parlo da informatico, ma ragiono e rifletto su queste cose da innanzitutto da credente, poi da ministro della Chiesa, da padre di Ragazzi che sono nati in questa tecnologia e non conoscono il mondo senza il telefonino, non hanno conosciuto il mondo senza internet. Quindi noi non possiamo denigrare quello che per altri è il pane di tutti i giorni, è il loro campo di vita. Dobbiamo invece maturare la sensibilità di parlare più lingue. Oggi noi siamo realmente in una Babilonia di lingue. Ma lo spirito che i pentecostali conoscono dà la capacità di parlare non solo le lingue dello spirito, ma dà la capacità di parlare i molteplici linguaggi che la nostra società e le nostre generazioni parlano. Il parlare di uno studente odierno è diverso da uno studente di venti anni fa. Se oggi andiamo a parlare ad una famiglia, nella stessa famiglia avremo il pensionato e quindi il nonno di 70 anni, ci saranno i genitori tra i 40 e i 50, ci saranno i figli tra i 20 e i 30, ci potranno essere anche dei nipotini di 10 anni. Non possiamo avere la presunzione di parlare contemporaneamente con gli stessi termini a tutte e cinque le generazioni dobbiamo a seconda dei contesti cominciare a parlare più lingue. Sapete quante ore la settimana mediamente si naviga in internet? Questa è una media. Almeno 8 ore a settimana. Il che vuol dire che c'è cioè, chi ci entra per mezz'ora perché o è tirchio, o non ha un abbonamento adatto, o non ha le capacità, o non ne ha il tempo. O c'è invece chi ci sta 24 ore al giorno? Una media in Italia ci dice che l'italiano è 8 ore la settimana. 8 ore sono una giornata lavorativa, spesa a navigare in Internet. E noi quanto tempo dedichiamo alla rete? Di più? Di meno? Ciascuno di noi può fare il suo calco. Sapete quando è nato Internet? Forse non tutti hanno conoscenza di queste date, questo per capire la differenza delle generazioni. Internet è l'acronimo, è un taglio di due parole, che erano Interconnected Networks, quindi Inter e Net, che è l'acronimo di due termini che vogliono dire reti interconnesse. L'esplosione di rete del www è arrivata nel 1990, quando forse più di qualcuno di voi non era ancora nato. La maggior parte dei qui presenti credo che c'eravamo, anche se qualcuno aveva pochi anni. È nel 94 che attraverso i primi sistemi operativi Internet comincia a entrare in tutte le case. Nel 94 nasce Netscape. Ma nel 95 arriva sapete che cosa? Windows 95. 95 proprio perché arriva nel 95. È attraverso Windows che gran parte degli italiani cominciano ad entrare nella rete. Dal 95 ad oggi sono meno di 20 anni. A distanza di 20 anni. Prova a parlare a quelli che venti anni fa c'erano, vi ricordate ai primi collegamenti cosa compariva? Ma innanzitutto quanto tempo ci voleva per prendere la connessione. Io ricordo che si digitava www.netscape.com e poi si smetteva così. Si guardava il monitor e tu aspettavi un minuto, due minuti, tre minuti. Quando cominciava a comparire qualcosa, cadeva la linea, allora ti alzavi, andavi a controllare il cavetto. Oggi invece col telefonino si gira per la stanza, si becca, si cerca di beccare la frequenza più forte. Oppure quando si è su di un sito e vedi che il sito non compare, non c'è la pazienza di aspettare, no? Immediatamente si cambia pagina, si cambia indirizzo. Non siamo più capaci di aspettare perché abbiamo sete di che cosa? Ma che cosa ci offre Internet? Vogliamo provare a fare un elenco? Io l'ho fatto. Siti, ma quali siti? Siti di presentazione, così come può essere quello del movimento Nuova Pentecoste, ma ci sono siti di presentazione di tante istituzioni. Ci sono i siti vetrina, quelli che presentano... Basta pensare a una casa automobilistica, quindi a delle grandi aziende. Poi ci sono i siti che generano contatti, quelli che ti fanno entrare nelle chat, che ti fanno entrare nella posta elettronica, dove tu per andare a leggere la tua posta elettronica devi per forza passare dentro al loro sito. Vedere quello che loro pubblicano. E mentre tu stai digitando il tuo indirizzo di posta elettronica ci sono tanti articoli che ti chiamano, ci sono tanti lazzi che ti vengono lanciati per trasportarti altrove. Perché è vero che la posta elettronica è gratuita, ma tu là sopra sei un utente che deve leggere le cose che loro hanno pubblicato e che devi andare a cliccare sulla pubblicità che è sotto la tua casella di posta elettronica. Poi ci sono i siti editoriali, quelli di informazione. E poi ci sono i social network. Internet è realmente una rete. Forse dovremmo parlare di reti, perché sono talmente tante e tali le intersezioni, che non c'è più una sola rete. Siamo in un groviglio di connessioni e di possibilità. Dove incontrare, dove non farci vedere. Perché molti entrano nella rete per stare con gli altri, ma molte persone entrano nella rete per isolarsi dagli altri. C'è chi cerca relazioni e c'è chi invece fugge dalle relazioni. Ma c'è una cosa positiva che hanno prodotto internet e in maniera particolare i social network. Sapete qual è? Pensateci un attimino. Una cosa che siamo tutti costretti a fare per utilizzare sia internet ma per utilizzare soprattutto i social network. La diapositiva dice scrivere e leggere nei social network. L'effetto che i social media hanno avuto è farci comunicare come non mai, al punto che quello che non viene condiviso sembra non essere stato vissuto. Ci sono persone che nella loro vita non hanno mai scritto la pagina di un diario, non hanno mai scritto una lettera a qualcuno, ma che su internet e nei social network hanno speso fiumi di parole. Se non ci fossero stati social network, queste persone non avrebbero mai provato l'ebbrezza dello scrivere. Però se da una parte si scrive, c'è un altro dramma. Tutti scrivono, ma nessuno legge. Oppure molti vogliono scrivere, ma senza mai leggere qualcosa, senza mai documentarsi. Tutto quello che viene scritto e viene buttato nella rete viene presentato come qualcosa di prezioso. Ecco perché molti raccontano la propria vita, raccontano ogni fase della loro vita. Ma questo non è altro, è il segnale di un bisogno di comunicazione. Chi sta ore e ore dietro un social network a raccontare la propria vita? Sarà forse perché non ha nessuno con cui condividere le cose con cui fa. che fa? O quelli che sono attorno a lui non si accorgono, attorno a lei non si accorgono del bisogno che questa persona ha di comunicare, di condividere le proprie esperienze? Sarebbe triste immaginare una famiglia cristiana dove nella stessa casa il papà sta dietro al computer in una stanza, sta leggendo un libro su internet. Dall'altra parte la moglie sta leggendo delle ricette per preparare la cena della sera. I figli, uno sta giocando su internet collegato a distanza con qualche amico chissà in quale parte del mondo, un altro figlio sta vedendo video ascoltando musica su internet. Questa è la tecnologia che è calata in moltissime case, costruendo dei mondi in ogni stanza, dove ciascuno ha il suo mondo virtuale, dove quello che lui fa è diverso da quello che fa un altro. Ma la cosa assurda nella stessa casa, e non si sa quello che fa l'uno e quello che fa l'altro, perché si condividono spazi diversi ed è per questo che noi abbiamo la necessità di ragionare su quelli che sono dei dati che io ho preso da una ricerca pubblicata di recente che dice che a marzo 2013 Facebook risulta essere ancora il principale social network con 22 milioni e 700 utenti al mese non all'anno al mese. Il 60% di circa 38 milioni di italiani dichiarano di accedere ad internet e visitare Facebook almeno una volta al mese e Facebook ha una crescita quasi del 5% ogni anno. I dati più piccoli ci dicono che circa 23 milioni di persone sono su Facebook. Circa 4 milioni sono su Google, 3 milioni e mezzo su LinkedIn. Allora questi numeri non devono apparire come un territorio di caccia, che bello, 23 milioni di utenti. Allora quando io sono su Facebook ci sono 23 milioni di utenti che mi possono vedere. No, le proporzioni le devi fare in un altro modo. Quello che tu vai a pubblicare si perde in quello che pubblicano 22.700.000 persone. L'estensione è talmente immensa che quello che tu vai a pubblicare rischia di non leggerlo nessuno. Ecco perché su tante cose non c'è un mi piace, non c'è un commento, non c'è una condivisione. E vedete molti che dopo che hanno pubblicato, vedete io l'immagine, li che stanno lì a pregare, aspettano un mi piace, cercano l'interesse di qualcuno. Ma se siamo calati a questo punto, vuol dire che sta accadendo qualcosa che ci sta schiavizzando e ci sta rendendo dipendenti di queste cose oltremodo. Usciamo dai social network. Riuscite a immaginare in questo momento una pagina di internet davanti a voi, l'ultima pagina di un sito che avete visitato. Spero sia quella del movimento Nuova Pentecoste, se non l'avete fatto fatelo prossimamente o qualsiasi altra pagina. Io sono pronto. Da credenti non scommettiamo, ma sono pronta a scommettere la mia vita. Che la maggior parte di chi va in un sito internet non spreca a leggere rigo per rigo. È provato che quando siamo davanti al monitor del computer o del telefonino e abbiamo davanti a noi una pagina internet, sapete che cosa si fa con gli occhi? Si fa prima di così, poi si fa di così più corto e poi si fa di così. Si chiama schema F. Davanti a una pagina noi muoviamo la testa prima fino in fondo, poi fino in metà, poi fino in sotto, va bene, andiamo appresso. Sapete perché la pagina Google non ha articoli? Ve lo siete mai chiesti? La pagina più letta è quella iniziale di Google o di un qualsiasi motore di ricerca. Sapete perché è vuota quella pagina? Perché Google ha l'intenzione inversa. Non dobbiamo fermarci a leggere. Dobbiamo cliccare che cosa vogliamo e passare subito appresso. Perché Google vende le pagine che seguono. Quindi quando tu arrivi là sopra non ti devi trattenere, devi passare immediatamente appresso. Ecco perché è vuoto ed è scarno. Questo per dirvi che chiunque ci propone qualcosa di internet non guarda a noi per farci del bene, c'è sempre un interesse nascosto. E la Chiesa, noi come credenti, dobbiamo cambiare questo atteggiamento. Non dobbiamo relazionarci così come fanno gli altri, proporre qualcosa perché siamo interessati al numero di quelli che ci seguono, siamo interessati al numero di quelli che poi verranno nelle nostre chiese. Non dobbiamo essere interessati a una quantità di utenti, altrimenti cadiamo in quello che fa la massa. La Chiesa deve badare al contenuto, poi se ci sarà qualcuno che lo condividerà e lo leggerà, quello di cui la Chiesa deve essere fiera è che sia stato apprezzato. Ma la Chiesa si deve adoperare anche in cose come quella che stiamo facendo noi qui, questa sera, quella di sensibilizzare un atteggiamento diverso, a far crescere la consapevolezza nei più giovani che quando si naviga in Internet, in internet c'è qualcuno che lo sta cacciando. O è e-commerce, è quindi qualcuno che ti vuole vendere qualcosa, o è qualcuno che vuole che tu legga determinate cose, o addirittura si può arrivare, non a ipotizzare, la cronaca di tutti i giorni ci parla di pedofilia, di adescamenti attraverso internet, ma c'è un altro pericolo più diffuso, che è il furto dell'identità. Non puoi far sapere al mondo di internet chi sei, dove sei, cosa fai. Molti si sono ritrovati la casa vuota durante le loro vacanze in un posto pubblicato su Facebook. Sapevano dove erano, quando tornavano, a che ora tornavano. Ma ci sono anche i furti dei dati, delle carte di credito, della nostra vita. Allora. Io vorrei terminare questa prima parte per poi lasciarvi un momento di pausa e di riflessione facendovi vedere un video che è disponibile su internet in un sito e che è una produzione belga che noi abbiamo prelevata e la mettiamo a vostra disposizione per farvi riflettere, perché quello che è davanti a noi tante volte è più pericoloso di quello che abbiamo mai considerato. Quindi vi lascio alla visione di questo video e dopo avremo un momento di pausa. Oh. tegen Antwerpen. Ja. Insecten. Dan blief. Ik voel twee insecten op je, op je rug. Kan dat? Ja, klinders. Slovenie, Slovenie. Zo wij. Eén moto, Oranje. Pas erop. niet. Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin, uh, Julie de <laughs> Ja. Een boeiend liefdesleven. Drie, vier. De vierde daar is Meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is mijn spierscheur? Maison Rouge, balcon. Blanc. Ja. ja. Ik zie geld, ik zie transacties. Maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Je staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 97? Last month ja. you spent 200 euro on alcohol. No. Vorige maand 300 Euro en kleding gespendeerd. Acht. Ja. Vijf. voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. 795.000 euro. Ja, maar eigenlijk 41. Ja, is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh, ah, La slide successiva che ho preparato dice una buona conoscenza dell'ambiente della rete dei meccanismi che lo regolano, dei suoi utenti e delle sue potenzialità sono elementi fondamentali per ideare progetti che siano in grado di raggiungere gli obiettivi e di stricarsi tra le tante pagine. Noi da una parte siamo utenti e quindi fruiamo dei servizi di altri, ma dall'altra parte noi siamo comunità Molti di noi collaborano, sono all'interno di progetti di chiese, di opere missionarie che sono presenti nella rete. E quindi è necessario che noi cominciamo, se non proprio a livello tecnico, ad avere la conoscenza dell'ambiente, che sappiamo in che modo e in che mondo ci andiamo, ci andiamo a muovere. La seconda parte. Sarà dedicata in maniera prevalente a una riflessione proprio sul vivere del credente. E tenendo conto di quella che è l'opportunità che abbiamo davanti a noi, e i rischi non ci devono far cadere nell'atteggiamento di dire tutto sbagliato, è pericoloso, non toccate. Significherebbe tornare al Medioevo. Per grazia del Signore, il Medioevo è superato da più di mille anni. Le nostre chiese, le nostre menti sono aperte non solo al confronto, ma sono aperte al dialogo. Ed è per questo che ho scelto di proporvi la lettura del testo del libro di numeri al capitolo 13, versi da 27 a 33. Se non riuscite a leggere dalla slide, potete seguire dalla vostra Bibbia. O altrimenti vi limitate all'ascolto della lettura che faccio io dalla versione nuova riveduta del testo che è conosciuto come Le spie inviate a Canaan. Dopo l'invio di queste spie da parte di Mosè, al loro ritorno c'è un resoconto. Verso 27: Fecero il loro racconto e dissero: Noi arrivammo nel paese dove tu ci mandasti, ed è davvero un paese dove scorre latte e miele ed ecco alcuni suoi frutti però il popolo che abita il paese è potente le città sono fortificate e grandissime e vi abbiamo visto anche dei figli di Anac. gli Amalekiti abitano la parte meridionale del paese gli Ettiti, i Gebusei, gli Amorrei, la regione montosa i Cananei abitano presso il mare e lungo il Giordano Caleb calmò il popolo che mormorava contro Mosè e disse, Saliamo pure e conquistiamo il paese, perché possiamo riuscirci benissimo. Ma gli uomini che vi erano andati con lui dissero, Noi non siamo capaci di salire contro questo popolo, perché è più forte di noi. E screditarono presso i figli di Israele il paese che avevano esplorato, dicendo, Il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo, è un paese che divora i suoi abitanti. Tutta la gente che vi abbiamo vista è gente di alta statura. E vi abbiamo visti giganti, figli di Anak, della razza dei giganti. Di fronte a loro ci pareva di essere cavallette E tali sembravamo a loro. Io ho immaginato questo testo per descrivere Internet. Dove il paese è appunto Internet. Dove ci sono dei giganti. L'atteggiamento di molti è quello di dire no, non possiamo avere a che fare con questi, è meglio rimanere dove stiamo. Però io credo che l'atteggiamento della Chiesa oggi debba essere l'atteggiamento di Caleb. Possiamo riuscirci e riuscirci benissimo, ma ci riusciremo partendo dalla consapevolezza di essere delle cavallette, di essere piccoli rispetto a quello. Che è intorno a noi, però, se quello attorno a noi è più grande di noi, la scrittura ci dice che il nostro Dio è il più grande di tutto e di tutti. Allora, vogliamo calarci nella rete, come credenti. L'altra slide dice: i grandi pericoli viaggiano spesso assieme alle straordinarie opportunità. Per questo si impone l'esigenza di esserci nei modi giusti per testimoniare e affermare anche nella rete il bene comune dei popoli. Credo che la difficoltà oggi della Chiesa è essere in Internet nel modo giusto. L'avversario più grande della presenza nella, della Chiesa in Internet, sapete qual è? Secondo me è questo. Lascia a voi il giudizio, il fai da te. Molti sono quelli che sono convinti di poter fare, di poter dire, di poter scegliere, di poter pubblicare, di poter progettare, di poter fare tutto da soli. Mentre il popolo che doveva andare a Canaan diceva: Ma ci pareva di essere delle cavallette. I credenti devono avere sempre premura e anche audacia, ma bisogna essere premurosi. Il fai da te deve essere superato dalla collaborazione, dalle sinergie, dal rapportarsi con gli altri, dall'apprendere anche da quelli che sono più avanti di noi, da quelli che hanno esplorato il paese già dieci anni fa. E noi non dobbiamo essere orgogliosi di dire no, ma la loro esperienza non ha nulla a che fare con noi. Dobbiamo invece farne stima. Un altro rischio: quali garanzie? Quando pensiamo di essere capaci, ma dove ci andiamo a calare, quello da cui attingiamo, quello che preleviamo, siamo sicuri che è merce garantita, che sono prodotti di qualità. Oggi si assistono a tanti ministeri che raggiungono una diffusione, che raggiungono una forma di successo e di conoscenza nelle chiese attraversandole. Trasversalmente attraverso i media. Ma noi che prendiamo quel materiale, ma conosciamo quelle persone, conosciamo la loro vita privata, conosciamo la loro famiglia, o ci beviamo tutto quello che viene pubblicato, o i loro testi sono per noi oro colato, quale garanzia ci sono? La Chiesa, secondo la Scrittura, si avvale di cinque ministeri. Che sono dati per l'edificazione del corpo. Ci deve essere un contatto, ci deve essere un rapporto. È bello sapere che ci sono delle cyber-chiesa. In diverse parti del mondo, attraverso siti internet e profili sui vari social network, ci sono credenti che si radunano a distanza, che vivono la chiesa all'ora del culto accendendo il computer, sedendosi e stando a distanza, pregando dietro al computer. Finito il culto, chiudono il computer e tornano alla loro vita di prima. Ma dov'è la comunione dei santi? Dov'è l'abbraccio al fratello? Dov'è l'asciugare le lacrime del fratello? Dov'è la visita a chi è nel bisogno? Dov'è anche la risata e la chiacchierata? Assieme. Ringraziamo il Signore per la tecnologia che permette a chi è ammalato, a chi è impossibilitato di seguire un culto a distanza attraverso internet, di ascoltare una predicazione a distanza di giorni. Ma quel culto, le predicazioni, i nostri stessi seminari, lungi da noi, dal pensare, dal dire che possono sostituire la Chiesa. Perché la Chiesa è fatta di corpi è fatta di persone che stanno insieme. L'opera diabolica, tra virgolette, è quella di convincere le persone che dietro a un computer a casa tua puoi fare tutto quando vuoi, con chi vuoi, nessuno ti giudica, nessuno ti vede, nessuno ti ascolta. Tanto Dio è presente ovunque e comunque. Allora chiediamoci qual è la nostra identità Com'è che siamo presenti nella rete? Siamo gli stessi che siamo sul posto di lavoro? La persona che siamo nel nostro contesto familiare è la stessa persona che compare su internet e che parla con gli altri? O siamo persone che hanno problemi coniugali e invece si mettono dietro a computer e parlano e danno consigli sui matrimoni agli altri? Siamo genitori che non giocano e non escono mai con i propri figli e poi ci mettiamo in una chat e diciamo agli altri che cosa fare con i figli mentre i nostri figli stanno in un'altra stanza e noi neanche sappiamo che cosa stanno facendo. Qual è l'identità che diamo di noi stessi? La slide dopo dice identità e relazioni. E vi propongo tre domande: chi sono? Chi voglio apparire? Cosa sanno, pensano e dicono di me? Alcuni anni fa cominciarono a diffondersi gli avatar. C'erano dei programmi su internet dove uno si costruiva un'altra identità e si presentava lì. Per l'identità che si era immaginata, poteva scegliere il corpo diverso dal suo, l'immagine diversa dal suo, un avatar. Chi non ha conoscenza dell'avatar, potete vedere anche il film che ha proprio questo titolo: Avatar. Il costruire un'identità in un mondo che è totalmente diverso dal nostro. Noi siamo dei credenti, figli, figlie di Dio comprati dal prezioso sangue di Gesù. Non possiamo professare una fede e poi o professare la fede in internet e vivere una vita che è opposta alla nostra fede, o professare la fede in pubblico e su internet avere un'altra identità, vivere una doppia vita, vivere in un mondo dove diciamo vabbè ma tanto chi lo verrà mai a sapere? Quello che noi facciamo nel mondo di Internet testimonia chi vogliamo essere. Quelli sono i nostri desideri, quelle sono le nostre passioni. Quello che facciamo in Internet è quello che realmente è dentro il cuore e la mente di ognuno di noi. Le chat sono un territorio pericoloso per i credenti. Le foto da pubblicare o da andare a vedere. Proviamo quando navighiamo in internet a lasciare la nostra persona dietro al computer o al telefonino e noi metterci da parte e guardarci e giudicarci su quello che stiamo facendo, su quello che stiamo comunicando. Se passiamo l'approvazione, quindi passiamo il giudizio di noi stessi, possiamo continuare. Ma se la nostra coscienza, se la nostra individualità spirituale ci fa notare comportamenti o atteggiamenti, se non riprovevoli, condannabili e non nella piena e perfetta volontà di Dio, è il momento di uscire e cambiare posizione. È importante ritenere cosa gli altri sanno di noi. Non serve predicare l'Evangelo citando i versi e commentandoli. Racconta la tua esperienza di fede nei social network, racconta le cose che ti sono accadute se ne hai. Se non hai nulla da raccontare, chiudi il computer e cerca di fare esperienze. Piuttosto di parlare di un Dio che non conosci, chiudi il computer e vai a conoscere Dio. Vai a ricercare uomini e donne che ti possono trasferire la fede, che ti possono accompagnare in un percorso di fede, che possono condividere con te le loro esperienze e tu possa essere ancora un discepolo. Scegliti delle persone che ti possano dare un esempio, scegliti le persone da imitare. Non seguire soltanto quelli che sono dietro a un monitor. Non basta ascoltare la voce di qualcuno dopo che hai ascoltato la voce e ti è piaciuto quello che ha detto va a conoscere di persona va a verificare se le cose che ha detto sono le cose che applica nella sua vita va a controllare se le cose che lui insegna dentro a un sito sono le cose che poi pratica nella sua chiesa o nella sua famiglia un altro momento di riflessione che possiamo dedicarci è quello che io ho titolato Tecnologia e Idolatria, perché se da una parte c'è il rischio di corrompere le nostre relazioni, di modificare la nostra identità, da un'altra parte c'è quel, pur conservando la propria identità, di cadere in una forma di idolatria. Come si fa a capire se la tecnologia è diventato un idolo per noi. Io ho provato a darvi tre domande. Quanto tempo dedichi a quello strumento, a quel social network, al tuo apparecchio tecnologico? Vuoi fare una prova? Lascialo per qualche ora. Ti senti mancante senza? Se non senti la mancanza del tuo smartphone, allora non è ancora diventata una dipendenza. Ma se fai la prova di stare senza di lui e vedi che le tue dita di così, oppure cerchi il computer e cerchi l'alternativa, comincia a pensare che c'è una forma di dipendenza. È l'ultimo pensiero. Buonanotte a tutti. Buongiorno a tutti. Una volta si metteva la testa sul cuscino e si rivolgeva una preghiera. Una volta si aprivano gli occhi la mattina e si diceva grazie Signore perché mi sono svegliato. È un test che vi lascio, fatelo. Se risulta positivo, avete bisogno di farvi curare. Se c'è una forma di dipendenza, bisogna trovare il coraggio di cominciare ad allontanare. Cominciate a spostare il telefonino dalla spalliera del letto al comodino stasera domani lo prendete dal comodino e lo mettete al comò che sta di fronte al letto dopo domani dal comò lo portate fuori la stanza un po' alla volta provate ad allontanarvi nessuno dica ma io ho la sveglia compratevi la sveglia perché vi dico queste cose? ci volete credere? L'ho fatto prima di voi. Avevo la scusa che sul mio telefonino c'era la sveglia. Con la scusa di regalare una sveglia a mia moglie mi sono regalato una sveglia elettronica. Non porto più il telefono a letto con me. Vado a letto con mia moglie e il telefono resta nel salone, lontano. Lo recupero la mattina prima di uscire di casa e tante volte dimentico di averlo caricato. Non è un problema, è il telefono che viene con me, non io che vado con il telefono. E la stessa cosa deve essere con i siti internet. Dobbiamo avere il controllo delle cose che facciamo, perché altrimenti stiamo piegando le nostre ginocchia davanti ad un idolo. E se l'idolo è il nostro, non possiamo poi predicare agli altri. Dobbiamo prima imparare a predicare a noi stessi e poi predichiamo agli altri. Ecco perché questo insegnamento è nato un anno fa, ci ho messo un anno per portarvelo. Ho dovuto prima metabolizzarlo, prima applicarlo nella mia vita, prima gestirlo personalmente e poi poterlo dare per non consentire a qualcuno di accusarmi di dire stai insegnando agli altri quello che tu stesso non fai. Vi assicuro che quello che vi sto dicendo io lo faccio, lo faccio da diverso tempo. Per cui sono tranquillo che nessuno verrà ad accusarmi del contrario. Davanti a noi abbiamo delle sfide. E la prima sfida: forse non tutti saranno d'accordo, ma la fede cristiana ci sfida ad usare la mente. Come? Voi direte: come si fa ad usare la mente? Leggendo la Bibbia. Meditare la Scrittura è usare la mente. Studiare la Scrittura è usare la mente. Meditare e poi scrivere quello che si è meditato, condividerlo con l'altro, è usare la mente. Meno televisione, meno visioni di, di internet, libera la nostra mente da immagini che ci condizionano che catapultano nella nostra vita seme di peccato. Vi faccio un esempio banalissimo. Entrate sul vostro sito di posta elettronica, non ne menziono alcuno. Prima di accedere alla casella di posta elettronica troverete, tra le notizie che scorrono, troverete sicuramente notizie di politica, ma sono poche, perché quelle non catturano più l'attenzione. Notizie di cronaca, notizie hot, calde, con relative foto pubblicate in prima pagina, gossip e pettegolezzi. Leggere e vedere queste cose per il cristiano vuol dire seminare nella propria vita gramigna, erbaccia, che non permette poi... Al seme della parola di Dio, di trovare spazio nella nostra vita. Ma c'è un altro rischio: che molti entrando in determinati canali macchiano la loro mente, macchiano la loro anima, e dopo hanno difficoltà a relazionarsi con Dio, e allora continuano a nascondere e a immergere la propria identità in quella realtà, che da idolo diventa il proprio baule, una scatola. E ci sono tanti, io spero che più di qualcuno di questi possa ascoltare questa chiacchierata, molti che non hanno più il coraggio di uscire dalla loro casa, dalla loro stanza, perché sono avvolti dal peccato di Internet. Non è Internet il peccato, ma è una porta sul peccato. Quando parlo di Internet parlo di foto, di video, di tanto materiale che è disponibile a qualsiasi ora e in qualsiasi luogo. Noi siamo dei credenti e dobbiamo usare la mente. Non dobbiamo cadere nel peccato e poi dire Signore aiutami. Se certe cose le conosciamo, facciamo funzionare il cervello. Il Signore ci ha fatto un grande regalo, l'ha fatto a tutti quanti noi. Non ce n'è uno più piccolo o uno più grande. Ha dato a ognuno di noi un cervello funzionante. Il mio funziona, il tuo. Allora se funziona, puoi agire da solo. Anche perché se non si cade nel peccato, si cade nella distrazione. Si va su internet per controllare la posta elettronica, un'azione di 5 minuti, e ci si resta mezz'ora, tre quarti d'ora, un'ora. A qualcuno che dice ma io ascolto le predicazioni, vedo i video, do un altro consiglio. Perché quando si sta davanti a un monitor la tentazione c'è. Con il computer si possono tenere aperte più cose contemporaneamente, con uno prendere in giro la propria coscienza, con un altro sollazzare la propria anima, con un altro dare, alimentare la propria cultura. Si possono fare più cose contemporaneamente. Quale può essere il rimedio? Volete delle predicazioni? Volete degli studi? Scaricateveli in formato audio. E ve li ascoltate sul posto di lavoro, ve li ascoltate mentre leggete la Bibbia, ve li ascoltate mentre fate le faccende di casa e vi accorgerete che liberate i vostri occhi e quindi la vostra mente anche da una visione che può diventare distrazione. Usiamo la mente e nell'usare la mente abbiamo davanti a noi due possibilità, consulenza e informare, dice la nostra slide. Perché poi l'utilizzo della mente ci deve aiutare a preparare del materiale da mettere a disposizione nella rete. E deve essere materiale che informi. E ci devono essere delle possibilità di consulenza. Oggi riconosciamo che attraverso i social network si può fare anche parte della consulenza pastorale a distanza. A me capita diverse volte nell'arco di una settimana che ci sono credenti che mentre stanno facendo le loro letture, il loro studio, hanno dei quesiti e mi interpellano, chiedono un momento di confronto. Se sono disponibile arriva la risposta a distanza, ma tante volte a qualcuno che ho risposto ho detto qui lo possiamo fare brevemente, ma ogni dialogo, ogni approfondimento deve essere poi portato al rapporto umano, alla relazione. La fede si trasferisce da persona a persona. Non bastano le parole a distanza, dobbiamo guardare in faccia chi ci parla. Dobbiamo capire dallo sguardo se le cose che vengono domandate, se le cose che vengono chieste, sono realmente vissute. Quindi a qualche servitore mi permetto di dire, non cadiamo nella tentazione di delegare la nostra consulenza pastorale a Internet. Quello è il pronto soccorso. Quello è come quando c'è il bambino con la febbre, ha qualche problemino, chiami il tuo pediatra a distanza e dice guarda, c'ho questo, cosa posso dargli Ti do il modo per valutare il tuo pediatra. Un pediatra serio ti dirà. Per tamponare fa questo, però ho bisogno di vederlo. Vengo io da te o vieni tu da me? E a livello ministeriale deve essere la stessa cosa. Ci deve essere il contatto umano. Poi vogliamo impegnarci a informare. Non dobbiamo predicare in internet o sui social network. Ci sono tanti che predicano. Noi dobbiamo informare, come si informa? Si ascoltano gli altri, si consultano gli altri e poi si dice, A dice questo, B dice questo, io noi diciamo questo, perché le persone devono avere la possibilità di conoscere il ventaglio che è davanti a loro e tirare da soli le conclusioni, altrimenti le imposizioni non saranno mai una sana evangelizzazione. Le persone cadranno nel timore che se non si comportano, non fanno una determinata cosa, non va bene. Quindi impariamo a fare delle selezioni. Il declino del contatto personale, se demandiamo tutto alla tecnologia, allontanerà le persone dalle nostre chiese. Più siamo presenti in internet, più le persone saranno nelle nostre chiese, perché si convinceranno di poterci seguire a distanza, entreranno nell'idea che si può vivere la fede a distanza. Le chiese devono essere sempre aperte, i ministeri devono essere sempre disponibili per i credenti. La Chiesa deve avere servizi tutti i giorni o il più volte possibile, perché l'utenza in un qualsiasi giorno, in un qualsiasi momento, sa che c'è qualcuno che li può accogliere e che gli può dare non qualcosa, ma che gli può dare ascolto. La ragione per cui molti preferiscono Internet è perché forse parte dei ministeri si sono deviati attraverso internet. Molti preferiscono la mediazione di internet. Molti preferiscono telefonare al pastore. Pastore, ma non c'è bisogno che venga, parliamo a distanza. Tanto quello che mi devi dire me lo puoi dire pure per telefono. Facciamo l'ipotesi che non ci sia il telefono. Che non ci sia internet che non ci sia la tecnologia. Qualcuno dice che se la montagna o se Maomet non va alla montagna, sarà la montagna ad andare a Maomet. Se il credente non riesce ad andare al ministero, il ministero si sforzerà di andare al credente, perché Gesù e il Vangelo ci insegnano l'importanza del contatto umano. Dico queste cose perché a volte anche a noi ministri fa più comodo la telefonata. Si preferisce fare una telefonata anziché una visita. Perché la telefonata allunga la vita, ma l'ammalato muore comunque. I messaggini sono più informali. Quando si sta poi faccia a faccia Bisogna invece realmente mostrare, non la formalità, bisogna tirare fuori i sentimenti, la passione, se ci sono. Se non ci sono, si vedono. Allora è il caso di dire, Signore, aiutaci a migliorare in tal senso. Come e cosa comunicare? E ci avviamo alla nostra conclusione. Possiamo parlare di tutto. Ma se ci presentiamo come credenti o come chiesa, non possiamo fare politica, non possiamo fare sport. Se abbiamo un'identità, tutto quello che diciamo parla di noi, deve rappresentare quelli che noi siamo. Se individualmente siamo dei credenti, non possiamo postare foto seminude. O ci sono adolescenti, giovani delle nostre chiese, usano espressione senza voler offendere nessuno. Sembrano cagnette in calore. Mi fa quasi vergogna sapere che questi adolescenti, questi giovani sono parte della mia famiglia. E mi fa vergogna sapere che ci sono i genitori che non vedono e non sanno queste cose. E neanche le vogliono sapere. Il problema non è di chi fa certe cose, è di chi non li educa. Ecco perché siamo qui a parlare di queste cose. Internet e la tecnologia ci devono aiutare a migliorare le nostre relazioni, non le devono sostituire. Non dobbiamo cercare di diventare qualcuno di X-Factor. O di un talento di qualche altro programma. La mia identità è di figlio di Dio. Sono un credente, sono fiero, orgoglioso di quello che sono. Perché devo cercare di essere quella a cui non sono chiamato ad essere e che neanche voglio essere? Perché devo apparire e far vedere a qualcuno che posso fare o posso dire. Queste sono tentazioni infernali che noi dobbiamo avere la forza di cacciare dalla Chiesa, di cacciare dalle nostre famiglie e da cacciare dalle nostre vite. Ci vuole coraggio, ma ce la possiamo fare, disse Caleb al popolo, ce la possiamo fare. In conclusione, c'è una serie di pericoli da evitare. A quelli che vorranno ho fatto copia che ho estratto da un libro e che sarà messa a vostra disposizione. I pericoli da evitare sono quelli di presentare noi stessi, quelli di voler dire per forza a tutti i costi qualcosa, quello di voler far sapere che le cose che noi facciamo, le cose che noi diciamo sono migliori di quelle che fanno gli altri. Teniamo presente che c'è il rispetto per gli altri, per quello che fanno gli altri, e ci sono anche delle regole della comunicazione. Per concludere, ricordate l'invito allo scriba di tirare dal tesoro che ha cose vecchie e cose nuove. C'è un altro testo in Luca, capitolo 5, verso 37, che dice, nessuno mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo fa scoppiare gli otri, il vino si spande e gli altri vanno perduti. Non si può mettere il nuovo nel vecchio. Ma ci avete mai pensato che si può mettere il vecchio nel nuovo? Il nuovo ha difficoltà ad andare nel vecchio, ma ciò che è nuovo oggi deve conoscere il vecchio, deve bere il vecchio, deve assaporare il vecchio. E conoscendo il vecchio, produrre il nuovo per i nuovi che ancora verranno. Come si fa? Non lo so, non ve lo posso dire. Penso che ci vuole equilibrio, moderatezza in tutto ciò che si fa. Prima di agire, discernimento. Se non si sa che cosa fare, non fare nulla. Se non sai cosa dire, non dire nulla. Perché tante volte il silenzio vale molto più di tante parole inutili. Questo era un seminario, era una chiacchierata. Seminario si chiama così perché ha nel suo nome il seme. Il seminario serve a gettare un seme. Io ho provato a gettarlo nella speranza che nel vostro terreno voi lasciate cadere questo seme e lo facciate crescere, diventare albero e poi dare i frutti di quest'albero a chi verrà dopo. L'impegno del laboratorio resta quello dell'ultima slide ed è un proverbio orientale che recita così. Se fai piani per un anno semina grano. Se fai piani per un decennio pianta alberi. Se fai piani per la vita forma ed educa persone. Con questo progetto, con questo impegno ci stiamo provando. Saranno i posteri a valutare sarà la vostra vita il frutto che ciascuno di noi potrà portare. A testimoniare se eravamo quelli che appartenevano al Signore. Dio vi benedica.